Mediacentro TV, pomeriggio di ritiro, il terzo pomeriggio, il ritiro che è iniziato lunedì scorso, ritiro dell'AS Calsino Calcio che finirà il prossimo 13 agosto. I ragazzi stanno facendo le prime rifiniture, da lunedì fino a giovedì ci saranno i test d'ingresso e le varie visite mediche. Dopodiché si osserverà un doppio turno di riposo, sabato e domenica i ragazzi saranno lasciati, saranno liberi e lunedì si ricomincerà con le rifiniture di rito. Quest'oggi abbiamo presentato anche le new entry del Cassino Calcio. Antonino Mannone è uno degli ultimi che è stato appunto tra i ragazzi che si sono insediati in rosa. Antonino Mannone è un difensore di spessore che di origini siciliane, che praticamente ha giocato per quasi tutta la sua carriera, circa 10 anni in Serie D, con un paio di presenze in C2. Antonio Mannone, il ruolo è un difensore centrale, un pedigree abbastanza corposo, visto che l'anno scorso a Pomigliano d'Arco, poi tante esperienze, Paganese, eccetera, eccetera. Ecco, ci vuoi dire, ci vuoi fare un po' una tua scheda? Sì, io diciamo che ho sempre navigato in questa categoria, la Serie D oramai la faccio da più di 10 anni, la faccio comunque, l'ho fatta sempre abbastanza bene, non mi posso lamentare, squadre importanti, mi sono sempre divertito e tolto parecchie soddisfazioni. Sono un centrale mancino, ma all'occorrenza posso anche giocare a destra senza problemi. Niente, ho accettato questa sfida di Cassino perché so che c'è una società dietro importante, un progetto ambizioso e quindi ne volevo far parte a tutti i costi. Questo fa onore a te e anche alla piazza di Cassino, che è affamata di calcio, insomma sono un po' di anni, sacrifici a non finire, però sembra che si sia intrapreso la strada giusta. Ecco, tu stai qui, la squadra la conosci, molti dei tuoi compagni li conosci di fama quantomeno, oppure ci hai giocato contro qualcuno? Io qualcuno ci ho giocato pure insieme, qualche ragazzo tipo Prisco, Nocerino, gli altri per sentito dire, ora in questi 2 giorni ho visto che comunque sono tutti ragazzi più che validi, voglio dire, c'è gente del calibro di Carcione, Marchegiani, Tirelli e non vorrei dimenticare qualcuno perché sono arrivato adesso, questi magari me li ricordo più facilmente. Però ho visto che comunque già è un gruppo umilissimo, sono tutte delle brave persone, una società, un'organizzazione che è difficile da trovare in Serie D, perché io ho visto piazze, situazioni veramente critiche negli ultimi anni, qua ho visto veramente un'organizzazione che non ha nulla da invidiare a una Serie C di oggi, quindi questo fa ben sperare, sta a noi metterci sotto e lavorare e fare il nostro dovere. Quindi tutti i presupposti per fare bene qui a Cassino. Sì, sicuramente, dobbiamo solo ora in questi giorni lavorare, metterci sotto e conoscerci, perché comunque la maggior parte sono tutti nuovi, compreso io che sono uno degli ultimi arrivati. Io penso che ci sono tutti i presupposti per far bene, perché comunque avendo una società dietro così importante, un direttore così, che io ci ho parlato in 5 minuti, abbiamo subito trovato l'accordo senza neanche battere ciglio. Voglio dire, ci sono veramente tutti i presupposti per fare bene e per affrontare questo campionato. Vogliamo accennare un attimino ai gironi. Tu hai sempre fatto i gironi meridionali, chiaramente, che sono, come si dice, insomma, abbastanza tosti. Sì. Però io posso assicurare che anche i gironi del nord, quello sardo con le romane, eccetera, non è assolutamente facile. Le squadre pugliesi, noi non sappiamo ancora in quale girone approderemo, perché c'è in atto una vera e propria rivoluzione, nel senso squadre che addirittura non potranno iscriversi all'inizio del campionato, insomma, in Lega, e quindi ci sarà un ripescaggio, eccetera. Sì. Tu c'hai, visto che hai fatto sempre questi campionati, e questa squadra, secondo te, è provocatorio la mia domanda, ha tutti i presupposti per ben figurare anche nel girone meridionale? Io dico di sì, perché io ultimamente ho fatto sempre il girone campano pugliese Basilicata, quindi comunque lo so, lo conosco quasi a memoria e conosco tutti i giocatori, ma ti posso dire che con l'organizzazione che sto vedendo adesso e la squadra che c'è al momento oggi qua, io sono convinto che ce la possiamo giocare tranquillamente, sia in quello laziale sardo, che io l'ho fatto pure diversi anni fa con la Turris, sia sul campano. Secondo me
la differenza è poca, può essere quelle due o tre squadre che hanno un po' di pubblico in più, tipo Taranto, Cerignola, oppure qualche, che ne so, qualche altra squadra che Sì. magari è, ma comunque il resto poi si livella sempre il girone, non c'è tutta questa differenza. Bene, Antonio, noi ti ringraziamo per la disponibilità, sicuramente Grazie avremo modo poi durante il corso del campionato parlare con te in altre occasioni e ti facciamo gli auguri per buon lavoro e benvenuto a Cassino. Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti. Possiamo osservare con delle panoramiche anche i ragazzi del Rieti, i vari marchigiani, Tirelli, abbiamo anche dei giovani promettenti, mi vengono in mente dei nomi come Cococcia, mi viene in mente Proto, Vignes, insomma non me ne vogliano gli altri, le bandiere del Cassino, Imperio Carcione in primis, Prisco, la conferma di Prisco, la conferma di Luca Della Pietra, ottimi ragazzi under del 2000, 2001. Fabrizio Tirelli, centrocampista, trequartista per meglio definirlo, insomma, è pervenuto qui alla corte di Nicandro Rossi. Sei contento di questo trasferimento? Certo, Rieti, insomma, ha vinto un campionato importantissimo, ha dato un apporto notevolissimo che l'abbiamo seguito, insomma, nel corso dell'anno. Spero di fare la stessa cosa qui a Cassino, chiaramente. Beh, sicuramente, ecco, se ho scelto questa piazza, un motivo c'è. È una piazza ambiziosa come tutta diciamo, la società e gli obiettivi sicuramente sono di fare un campionato di vertice, sicuramente non è mai facile vincere, però ecco, siamo qua per questo e quindi piano piano stiamo costruendo qualcosa secondo me di buono per arrivare fino in fondo. Cassino, come ho detto ai tuoi compagni, è affamata di calcio, insomma ha bisogno, sente proprio la tifoseria, sente il desiderio più che di militare in campionati superiori. Si può centrare questo obiettivo? Sì, ma ecco, sicuramente questa è stata sicuramente una delle scelte che ho fatto io. Ecco, Cassino la conosciamo tutti come piazza, come società, c'è tanta fame di calcio ed è giusto che sia così. A Rieti per 3 anni? Sì. Prima di Rieti? Ho fatto San Cesario, Sora, qua vicino, Latina. Ne ho fatte. Sei un vecchio del carro, un vecchio del carro. Diciamo a 28 anni sono, dai, un vecchietto, dai. No, 28 anni è proprio da no, sì. Della maturità. Bene, noi ti auguriamo che tu possa realizzare insieme a noi, tifosi del Cassino, questo sogno. Siamo portare il Cassino nei professionisti. Siamo qua apposta, non sarà facile, però ecco, noi ce la metteremo tutta perché giustamente siamo qua per questo, quindi piano piano cercheremo di raggiungere gli obiettivi che la piazza e la città si merita. Francesco Marcheggiani, ex Rieti, 19 reti messa a segno l'anno scorso, 20, mi devi scusare, non t'ho tu, speriamo che te lo possa dare quest'anno. Me lo auguro, dai. Un bel biglietto da visita, 19 reti in interregionale non è poco. Ecco, sei approdato a Cassino, so che sei una creatura di santo. E questo ti fa onore naturalmente, né? Perché avresti potuto accettare sicuramente la C con il Rieti, avrebbe fatto, secondo me non c'erano problemi. Ecco, ci vuoi raccontare un attimino come è avvenuto questo trasferimento? Sì, partiamo dalla vittoria dell'anno scorso e ci auguravamo tutti quanti di rimanere tra virgolette in Serie C, no? Poi un progetto che non è piaciuto e abbiamo accettato io e Fabrizio questa nuova avventura qui a Cassino che era molto, secondo me molto più stimolante. Molto più stimolante. Cassino è affamato di calcio, dicevamo un tuo compagno, ma no, sono anni che insomma meriterebbe una piazza, meriterebbe una categoria certamente superiore e quest'anno sembra che la dirigenza sia partita con il piede giusto, con appunto Di Santo che è una bella realtà come tecnico, diciamo così, del calcio, e poi voi che siete dei nomi che fanno gola un po' a tutti quanti. Ecco, che cosa ti prefiggi qui a Cassino di fare? Rifare i 20 gol dell'anno scorso? Ma mo, a parte i gol, che è un obiettivo, sì, è un obiettivo personale, mi auguro di arrivare più in alto possibile con la squadra, con questa nuova società che si merita veramente piazze importanti. L'anno scorso siamo venuti qua, è stata una bufera. Sì, una bomba d'acqua e ho visto i tifosi che non rinunciavano a star lì al suo posto, quindi speriamo che rimangano lì fino a fine stagione a tifarci e sempre di più, no?
Insomma, Cassino, come ripeto, può sembrare ripetitivo la mia vecchia, è affamata di calcio. Quest'anno ci sono tutti i presupposti, con voi che siete dei giocatori veramente di spicco, e centrare questo obiettivo se è possibile quest'anno. Insomma, anche se il campionato è sempre tutta un'altra cosa, sì. Bisognerà fare i conti con gli avversari. No, è un campionato difficile, anche perché quest'anno si sono rafforzate parecchie squadre su in alto. C'è Latina, c'è il Racing Aprilia, il Monterosi, l'Alba Longa, il Fiumicino, ce ne sono parecchie. Quindi Lanzio. Lanzio sì, verrà ripescato, non so. Quindi sarà molto, molto duro. Speriamo di stare su in alto con loro, poi ne vince una. Facciamo un'ipotesi, Franceschi. Facciamo un'ipotesi che il Cassino debba fare il campionato pugliese campano. Tu l'hai fatto qualche volta? No, io non ho avuto la fortuna di farlo. Ho sempre giocato il girone G e quelli al nord, insomma. E sarebbe un'esperienza sicuramente positiva, anche perché la squadra farà bene sicuramente nel G, nell'H, nell'F, in qualsiasi girone, perché è una buona squadra, abbiamo parecchi giocatori importanti e vedremo dove possiamo arrivare, insomma. Cosa ti sembrano questi impianti, anche se lì, insomma, per carità? No, sì, lo stadio è un bello stadio, il manto ho visto che è molto, molto predisposto al gioco a terra della palla, quindi... Poi anche gli impianti dietro, il campo sintetico che fatto è nuovo, non so da quanti anni, quindi c'è tutto per far bene. Riccardo Patini, volevo innanzitutto sapere un tuo pensiero su cosa pensi, insomma, sulla rosa che è venuta su, sulle new entry, Antonino Mannone proprio di oggi, l'entrata di oggi, anzi di ieri, perché si è allenato anche ieri, e soprattutto volevo farti presentare un appuntamento importante che si terrà venerdì prossimo tra le 17.30 e le 18 presso l'hotel Edra, la presentazione della stagione calcistica 2018-19, con particolare riferimento al settore giovanile, e niente, innanzitutto un pensiero su come si sta evolvendo e come si sta costruendo questa rosa. Ma la rosa, come hai detto tu giustamente, con ieri la presentazione di Mannone, credo che con il direttore generale di Santo stia facendo un ottimo lavoro, quindi al 90% la rosa è già completa. Ci sta soltanto da fare gli ultimi ritocchi, e col direttore sta vedendo le ultime cose che possono fare al caso nostro. La squadra è sicuramente una squadra competitiva, rinnovata meno per 7/11 rispetto all'anno scorso, con profili molto importanti, dall'attaccante Marcheggiani, Tirelli, col calcione a centrocampo, con i tre centrali di difesa esperti Mannone, Nocerino e Brack, che non hanno bisogno di presentazione. Quindi secondo me la società ha fatto il massimo per allestire una rosa altamente competitiva. Per quanto riguarda invece il settore giovanile, anche lì stiamo lavorando molto bene, abbiamo già formato le rose per quanto riguarda gli juniores nazionali, gli allievi regionali, i giovanissimi regionali, e venerdì facciamo, come hai detto tu, questa presentazione all'Hotel Edra alle 17.30, dove si presenterà la nuova stagione del Cassino Calcio 2018-2019, con una finestra allargata al settore giovanile, dove si presenterà nel nostro progetto, e quindi invitiamo tutti gli sportivi e le persone curiose che vogliono sapere un po' di più sul settore giovanile a venire all'Hotel Edra, così si renderanno conto del nostro progetto. Settore giovanile è una presenza importante per il Cassino Calcio, un settore dove state lavorando ormai da tempo. La struttura che avete organizzato è qualcosa che fa invidia alle migliori cittadine del circondario, quindi tutti i presupposti per portare anche dei giovani in prima squadra. Ma sicuramente sì, l'obiettivo del settore giovanile deve essere questo, deve essere un bacino per la prima squadra della Serie D del Cassino, e poi naturalmente la speranza e l'auspicio di tutti quanti che qualche ragazzo interessante possa accedere nei professionisti. Però nel primo passo, diciamo sempre noi, dobbiamo avere riferimento alla prima squadra, quindi noi l'anno scorso siamo partiti con questo progetto dove abbiamo tesserato circa 250 bambini, quindi si è fatto veramente un grandissimo lavoro. Quest'anno dobbiamo consolidare il lavoro fatto l'anno scorso e cercare di incrementare gli iscritti.